Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, nuovo video. Io non mi arrendo mai, anche se ricevo commenti negativi, e nell'altro video ne ho ricevuto tantissimi, però ho visto il risultato delle visualizzazioni, di quanta gente ha visto il video dei Gratta e Vinci, che ho vinto una bella cifra. Che ormai siamo arrivati a 10.000 visualizzazioni in 2 giorni, forse anche di meno. E allora ho detto: ma chi se ne frega i commenti? Ma possono scrivere, anzi, ci guadagno di più perché poi posso fare il video e guadagnarci di più su questi commenti. Per cui chi se ne frega, io continuo lo stesso a fare questi Gratta e Vinci. Questi genere di video di Gratta e Vinci e guardate, ta-dam! Ho preso il nuovo Gratta e Vinci, questo qua da Tris il Vincente. Questa volta però ho cambiato posto e ho preso appunto questi. Questi sono da 2 euro, per cui ne ho presi 4. E come faccio sempre, divido per quello che ne prendo sempre due, perché due li faccio qua in questo canale e due li faccio nell'altro canale. Per cui adesso in questo video vedete uno di questi due che gratto, vediamo se vinco, e nell'altro video vedete uno di questi due se vinco. Vi dico solo che uno di questi è vincente, perché sì, ho grattato qua sotto, che vedete grattato, perché come sapete io devo vedere se è vincente uno dei biglietti per poi dividere il video, per cui di solito faccio così. Adesso vediamo, lo grattiamo insieme. E comunque, ripeto, i vostri commenti cattivi sotto i miei video, che ovviamente vanno prima revisionati e poi dopo pubblicati da me, perché YouTube non vi pubblica subito i commenti che voi lasciate sotto i miei video dei Gratta e Vinci, perché sono io prima a leggerli e poi decido se metterli pubblicamente sotto il mio video. Per cui già. L'ho detto tante volte, ma credo che le persone ancora non l'hanno capita, specialmente quelli che non mi seguono. Però, comunque, detto questo, iniziamo a grattare e vediamo. Allora, proviamo. Io direi di strappare prima uno, se no poi non si riesce. Proviamo a grattare. Prima giocata. Ok. Simboli uguali, ovviamente. Sacco. Soldi. Ok. E sacco. Seconda giocata. Pepita. Carta. Terza giocata, abbiamo monete, un'altra carta e una farfalla. Sì, ho voluto provare a cambiare inquadratura e posizione a vedere com'è. Poi, quarta giocata, albero, lingotto e albero. Sembra fatto apposta. Il bonus, questi qua non si grattano, per cui come sempre pensavo che si grattavano. Niente. Proviamo l'altro Gratta e Vinci. Sì, è un po' scomodo perché sono alla fine sul cuscino, per cui non è molto comodo. Comunque, anello.
farfalla. Soldi. Spero che si vede. Monete. Diamante. E monete. Poi, ah, qua c'è il premio. Non grattiamo, a parte che vabbè, a fine video lo vediamo. Portofilo. Collana e pepita. Poi seconda, baule, si vede, sì. Baule, wow, sono già due, vediamo se ne troviamo un altro. Ma dai, niente, direi che proprio, cioè, va trovato il simbolo uguale, però dato che appunto non... Allora, io direi di grattare i primi per vedere un po', perché di solito io lo faccio. Comunque, se c'è un altro uguale identico, la cifra che potevamo vincere è 50 euro. Invece qua abbiamo 100.000, qua 500 e qua 100. Beh, diciamo che non erano neanche tanto cifre così grandi. Potevamo vincerle. Invece qui 50, 200. 20 e 5. Anche qua, sinceramente, potevamo vincere qualcosina, perché comunque 50 euro, 20 euro, 5 euro lo potevamo vincere. Ma invece direi che un po' di sfiga, però vabbè, meglio di niente. Questi comunque sono perdenti. Allora, eccoci qua. Sì, ho voluto provare un'altra inquadratura. Comunque, niente, questi due biglietti sono perdenti perché li abbiamo visti prima. Però ho scoperto che l'altro biglietto, che ovviamente è uno di questi due, è vincente. Per cui, se volete scoprirlo, andatelo a vedere sull'altro canale, vi aspetto. Intanto, anche se sono perdenti, chi se ne frega, andrò a prenderne altri. Non è male però questo gioco, è molto bello, per cui se per caso c'è ancora, lo vado a prendere, perché è molto bello. Direi che anche, allora, adesso non mi ricordo se... Ah no, solo allora trovavi o tre simboli uguali oppure il simbolo bonus che dovevano essere uguali. Ad esempio, il cornetto, che sono, ah sì, che sono questi tre, trovavi uno di questi tre uguali e vincevi quella cifra. Per cui non è male come gioco. È buono, è divertente ed è carino. Però volevo precisare questa cosa qua, perché non si sa mai, forse nei video non lo dicono, però per sicurezza, quando faccio questi video, ogni video che faccio dei Gratta e Vinci lo dico sempre, così almeno sanno che questi giochi, allora prima di tutto io li prendo per divertimento, non perché voglio spendere i soldi, perché sennò non li spendevo, per divertimento e per intrattenimento sui miei canali, solo per questo e basta, perché sennò non li prendevo, perché sono soldi che puoi buttare al cesso,
spendendoli così, ti può cioè puoi aver culo di vincere 2000 euro, eccetera, oppure 2 milioni, come è successo a una che abita vicino a me, ha preso un grattevinci di 3 euro e ha vinto 2 milioni di euro, ma di culo, non so come ha fatto. Per cui ti può andare di culo. Io questo lo faccio solo per intrattenimento, per appunto, perché mi piace fare questi generi di video e divertirmi insieme a voi, che poi, vabbè, a parte i commenti, però è bello, per cui fa male prendere i grattivinci, non spendete i soldi, se dovete spenderli così, no, prendete un gelato, andate da qualche parte, divertitevi, ma non spendete i soldi per questi grattivinci, per altri giochi, tipo le macchinette, che voi pensate che mettendo un euro su quelle macchinette, adesso mi ricordo il nome, potete vincere tanti soldi, eccetera. No, no, anche perché i soldi non è che li vinci così, cioè, sinceramente. Per cui volevo precisare questa cosa qua. Mi raccomando, state attenti, non comprate questi grattevinci perché fa male alla salute. Lo dico e lo ripeto, anche tutti i video che io faccio di grattevinci, perché ho ricevuto dei commenti sotto nell'ultimo video di grattevinci talmente brutti che non puoi pubblicare più questi video perché ti danno la multa, bla 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 bla. No, cioè mi danno la multa se ovviamente nei miei video faccio vedere e dico: ah, che bello, prendete questi grattevinci, mi raccomando, che vincete tantissimi soldi. No, no, proprio no, non mettetevelo dalla testa perché non vincete niente, sono soldi buttati, io lo faccio solo per i video, punto. Perché ci saranno, quei giorni, o forse tra 2 o 3 anni, non farò più neanche questi video, non farò più neanche video sul canale, probabile, e non andrò più a spendere questi soldi dei grattevinci, per cui io lo faccio solo adesso, solo per intrattenere sul mio canale, anzi sui miei 2 canali, i grattevinci, e basta, solo per questo, non per altro. Per cui mi raccomando, questa è una cosa che voglio precisare, voglio dire, se volete spendere un euro tanto per giocare, un euro una volta, basta, avanza, ok, ci sta, ma ricordatevi che io questi grattevinci li prendo solo per i video su YouTube, e tantomeno quando io ero piccola questi per me non esistevano, cioè non spendevo neanche un euro per prendere questi grattevinci. Lo dico adesso perché così almeno non ricevo più commenti offensivi o tantomeno brutti sotto i miei video, come nell'altro video dove ho vinto 20 euro e tutti dicono: ah, però stai facendo un video che non va bene per le persone che dopo loro vanno a spendere i soldi, e non va bene per la salute, eccetera, eccetera. Sì, ok, ma non è che io faccio video per convincere le persone a prendere questi grattevinci, no. È solo perché così ci divertiamo insieme, voi vedete quello che faccio, quello che gratto, e se vinco, stop, finisce qui. Non perché dovete comprarli, perché io non ho mai detto nei miei video su questo canale, sull'altro canale, comprate i grattevinci e provate a vincerli. No, mai, non l'ho mai detto, non lo dirò mai, ma preciso questa cosa di non comprare i grattevinci, almeno che non siete delle persone che fanno video su YouTube, che avete tanti iscritti e guadagnate su YouTube, solo per questo, ma se no non lo dovete fare, cioè neanche comprarli. Cioè, voglio precisare questa cosa qui, lo dico 4000 volte quando farò questi video, spero che capiranno le persone, spero di non ricevere più commenti brutti, ma spero belli, e basta, solo che sono stata chiara. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, e noi ci vediamo all'altro video, sull'altro canale, sto andando in palla, e scoprirete nell'altro canale quanto ho vinto. Ciao e al prossimo video!